Ma anch'io sono venuto a portare la solidarietà di Forza Italia agli amici dei Fratelli d'Italia. Siamo ieri stati noi oggetto di devastazione nel nostro gazebo, oggi questa vetrina spaccata, diciamo, questo è il prezzo che paga chi si oppone, diciamo, a un regime che in una città, diciamo, è fatto di tanti facinorosi che forse prendono spunto anche dalle parole dell'assessore Pavarelli, che ha detto non consegniamo la città ai fascisti. Ecco, io starei più attento con le parole e cercherei, diciamo, di mantenere il confronto su un livello di civiltà maggiore, specialmente dalle forze che governano la città e il paese.